2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela. Nuovo appuntamento con 2 minuti 2 da Maria Concetta Goldini, un saluto a tutti gli ascoltatori. Per i disabili due pesi e due misure. Al nord della provincia nissena, 4 centri di riabilitazione accreditati. A sud, dove vive la maggior parte dei cittadini, invece uno solo, l'AIAS di Borgo Manfria. Basterebbe questo per dire che il trattamento alla pari non è garantito. Ma aggiungiamo pure i numeri, oltre 400 persone in attesa di essere prese in carico per il trattamento riabilitativo. E tempi che arrivano anche ad un anno. Oggi vogliamo citare questo esempio di una sanità che non funziona, ma potremmo farne purtroppo tanti altri. Se poi tocchiamo il tasto dell'ospedale Vittorio Emanuele, la lista delle lagnanze non finisce più. Politica, svegliati. Se Gela, la quinta città della Sicilia, è arrivata a questo punto, è perché chi avrebbe dovuto vigilare non l'ha fatto o ha prodotto solo incontri e parole, che oggi però non servono più. Servono i fatti. Al prossimo appuntamento. 2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela.